qui siamo in compagnia con il grande cuoco Ernesto Aquilani. Ok, via. Oggi ci troviamo all'Esina al ristorante Bisboccia, ristorante pizzeria Bisboccia. Questo è il menù. Questo è il menù della festa della donna. Diamo una scorsa veloce. Beh, fanno anche le pizze qui e focacce. La pizza anche è molto buona. Dolci. Ampia selezione di vini. E ovviamente non mancano le bollicine anche, no, vini francesi. Ma una selezione vastissima di vini. Vuoi prendere poi? No, i primi sono buoni, i primi sono molto buoni, molto innamorati. Ma anche i secondi. Di zucca. Come sta andando? Allora, qui abbiamo cozze ripiene, sauté di vongole e seppie con seppie e calamari. Mentre qui abbiamo un antipasto tipico del ristorante, accompagnato da questo metodo classico di Valle d'Aosta. Molto buono, Mont Blanc. Risotto e frutti di mare. In genere poi in questo ristorante danno sempre un'aggiunta, se qualcuno ne vuole in più, però ha un bellissimo aspetto. Fantastico questo Mont Blanc. Arriviamo che già dobbiamo mangiare. Io ho fatto la... Per finire un bel mirto fatto da loro, in casa, fatto in casa. Oggi... Parla di attrezzi, che attrezzi? Questi attrezzi qui. Oggi purtroppo abbiamo trovato chiuso, se no ci saremmo incamminati lungo questo pontile per arrivare all'isolotto di San Clemente, che è una bella passeggiata poi alla fine del... Poi è dopo una bella passeggiata su questo pontile che arriva fino all'isolotto di San Clemente, così come digestivo, ecco, dopo una bella mangiata da Ernesto al Bisboccia. Da qui si vedono i monti del Gargano e l'isolotto di San Clemente. Cosa c'è di meglio di questo posto per poi poter digerire dopo una mangiata a un ristorante? Solo il Gargano ti offre queste possibilità.
Beh, cosa dire del ristorante Bisboccia? Diciamo, come sempre, facciamo una disamina dei ristoranti alla fine del nostro pranzo, della nostra cena. E comunque il ristorante è un ristorante, diciamo, abbastanza formale rispetto agli altri, adatto magari più per le coppie, però dove si possono degustare anche tipicità del luogo. Ad esempio l'anguilla, che qui è una pietanza tradizionale, soprattutto a Capodanno. E comunque, per chi è di passaggio, per andare poi nell'entroterra Garganico o per andare verso Rodi, per andare verso Vieste, diciamo è d'obbligo e consigliabile fermarsi sempre da Ernesto, perché è una persona molto professionale, il ristorante è sempre all'altezza e si mangia bene, insomma. Quindi noi consigliamo, in base ai nostri parametri di valutazione, che sono quelli diciamo che riguardano il beverage, cioè riguardano il cibo, il rapporto qualità prezzo, e diciamo è tra i più consigliati per quanto ci riguarda. Tutto, e alla prossima, arrivederci.